Buongiorno dalla stazione ferroviaria di San Severo, il 33° anniversario di questa tragedia che ha sconvolto la nostra città, che ha sconvolto la Capitanata intera. Il 3 aprile del 1989 alle 16:12 il treno locale 12472 Bari Centrale San Severo delle Ferrovie dello Stato entrò a velocità eccessiva in questa stazione deragliando, distruggendo parte del plesso che stiamo vedendo e che è stato ricostruito. Oggi ricorderemo quel tragico giorno e soprattutto ricorderemo il sacrificio di 8 persone che persero la vita in quella giornata. Prego, possiamo cominciare. Un attimo ancora, facciamo disporre Gonfalone le autorità. Comune di San Severo depone una corona di alloro al circo commemorativo nella stazione ferroviaria di San Severo con il sindaco della città Francesco Miglio. Prego. Ed ora sarà eseguito il silenzio.
grazie a tutti i presenti e un grazie a quanti ci stanno seguendo attraverso la diretta che viene effettuata in questo istante sui canali social. Un saluto quindi a chi ci sta seguendo da casa e naturalmente a quanti sono intervenuti qui alla stazione ferroviaria, in particolare ai familiari delle persone che oggi non ci sono più e che persero la vita in quel 3 aprile del 1989 e che sono intervenuti quest'oggi, hanno voluto essere qui oggi per ricordare quel giorno. Abbiamo ringraziato subito il sindaco della città Francesco Miglio, anche i numerosi assessori e consiglieri comunali presenti, il presidente del Consiglio Comunale Ciro Catanio, i rappresentanti delle forze dell'ordine della nostra città e anche i numerosi operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che operano nell'ambito della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico. Prima di dare la parola al sindaco per il suo messaggio, vogliamo ricordare i nomi delle persone che persero la vita quel pomeriggio di 33 anni fa e rendere loro omaggio, ricordandoli ancora una volta, così come il comune di San Severo fa da tantissimi anni con questa celebrazione che, lo vogliamo ricordare, è istituzionale, non ha colori o appartenenze politiche, ma che è stata tenuta da tutti i sindaci, da tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi anni. Le 8 persone che non ci sono più: Nicola Carafa di San Severo, capo gestione ferroviario; Ciro Basciarelli di San Severo, assistente di stazione; Giovanni Danello di San Nicandro Garganico, manovratore ferroviario; Antonio Ognissanti di San Severo, dirigente movimento in servizio quale capostazione titolare; Claudio Padalino di Foggia, macchinista in servizio sul treno; Domenico Iannitti di Apricena, macchinista in servizio sul treno; Michele Capotosto di San Severo, impiegato Fiat; Luciano Accettulli di San Severo, imprenditore edile. A loro va il nostro affettuoso pensiero e il nostro applauso. La parola ora al sindaco della città, Francesco Miglio. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io voglio anzitutto salutare calorosamente i familiari delle vittime che sono qui presenti questa mattina nella stazione ferroviaria. Il 3 di aprile resta nella loro esistenza, nella loro vita, una data che li accompagnerà per sempre, perché perdere un congiunto nella maniera così tragica come è avvenuta quel 3 aprile di 33 anni fa è un qualcosa che resta scolpito in maniera definitiva nella propria esistenza. Quindi ogni 3 di aprile è inevitabile che la loro mente vada a quei momenti, a quegli attimi di grande dolore e di grande sofferenza, perché perdere così un papà, un fratello, un amico è qualcosa che sconvolge definitivamente la vita del mondo. Quindi il 3 di aprile per loro la mente torna a quegli attimi, a quei secondi concitati, sofferenti e di smarrimento. Per questo bene fa il comune di San Severo, così come si diceva poc'anzi, da tempo ad accompagnarli con una presenza istituzionale la mattina del 3 di aprile di ogni anno. Per la verità, qualche anno fa è accaduto qualcosa di più, con una delibera della giunta municipale del comune di San Severo, si è voluto istituzionalizzare quella data. Cioè non rimetterla soltanto alla buona volontà e alla sensibilità del sindaco o degli amministratori in carica, ma renderla una data istituzionale, di quelle cioè che impone, obbliga chiunque, in qualunque momento, in qualunque tempo, si trovi a ricoprire una carica istituzionale nel comune di San Severo, a celebrare, a ricordare, a rendere onore
a quegli uomini che hanno perduto la vita il 3 di aprile del 1989. E quindi sarà sempre così. Chiunque sia il sindaco, chiunque sarà chiamato alla responsabilità istituzionale del Comune di San Severo, la mattina del 3 aprile di ogni anno noi saremo qui. Il Comune di San Severo sarà qui a soffermarsi qualche attimo dinanzi a questo monumento che ricorda quella tragedia e a esprimere la vicinanza e la solidarietà umana alle vittime e ai loro parenti. Dico alle vittime perché credo che coloro che hanno perduto la vita qua, soprattutto quelli che erano in servizio, i ferrovieri che stavano espletando la loro funzione e stavano svolgendo le loro mansioni a cui erano chiamati per dovere di ufficio. Io credo che dal 3 aprile del 1989 loro non siano mai andati via di qua, siano sempre qui presenti con i loro colleghi, sono sempre qui presenti con quelli che si trovano a fruire del servizio ferroviario. Loro sono qua, le loro spoglie sono andate nel cimitero comunale, ma la loro anima, il loro spirito continua a stare laddove hanno perduto la vita. Ed è per questo che noi ogni 3 di aprile, nel momento in cui ci rechiamo, ci portiamo in questo luogo, sicuramente li ritroviamo. Loro in questo momento sono con noi e io credo che la nostra presenza e il voler ricordare e onorare il loro sacrificio sia per loro motivo di grande soddisfazione. Deve essere anche motivo di orgoglio e di fierezza non solo per i figli, ma anche per i nipoti. Ho visto i nipoti di alcuni ferrovieri che hanno perduto la vita il 3 di aprile 1989. Devono sapere che il loro nonno ha perduto la vita espletando il servizio, il dovere. Sono vittime del dovere, perché in quel momento erano qui a svolgere la loro funzione. E devono avere l'orgoglio e la fierezza di portare il nome e il cognome, se sono nipoti in linea retta, di quelle persone. Devono avere la fierezza e l'orgoglio e portarlo con dignità ed onore. Noi con dignità e onore siamo qui a ricordarli, a ringraziarli. Dico ogni anno che quella giornata fu per noi, io avevo 16 anni quell'anno, quando con i miei amici mi portai in questo luogo, la cosa che ebbi a notare, ad osservare, una città in movimento, una città solidale, una città che si era raccolta attorno a questa tragedia e ognuno si metteva a disposizione, faceva ciò che poteva fare, magari a mani nude scavando tra le macerie con la speranza di sentire un fremito, di sentire un respiro, di incontrare nello scavare magari il corpo di una persona ancora in vita e magari di poterla portare in salvo. Questo era San Severo quel pomeriggio del 3 aprile del 1989, gente che accorreva qui da ogni dove, persone che erano ancora vestiti da meccanici, c'era muratori, c'era di tutto e devo dire c'era ogni strato sociale, dal più alto al più basso, dalla gente per bene a coloro i quali invece non erano ritenuti tali, tutti indistintamente, dico tutti, erano qua. E quella è un'immagine, una fotografia molto bella della nostra città, una fotografia che spesso viene sgualcita, viene rovinata da racconti non sempre positivi, ma che non sono del tutto veritieri di quello che è la città di San Severo. E noi dobbiamo avere l'orgoglio e la fierezza di essere appartenenti a questa comunità, quella comunità che in quegli attimi, in quei minuti, diede prova
di capacità, di solidarietà, di altruismo, di generosità che è davvero notevole. Allora il 3 di aprile del 2022, a 33 anni, noi ricordiamo quelle persone. Lo faremo l'anno prossimo, lo faremo sempre. E quella è una data nel calendario istituzionale del Comune di San Severo, come le sono le altre ricorrenze, quelle religiose e quelle laiche. Questa è una ricorrenza laica del nostro comune e noi onoriamo quegli uomini. Voglio ringraziare anche tutte le persone che sono qui presenti, vedo ex ferrovieri, quindi persone che con la loro presenza manifestano l'attaccamento a distanza di così tanti anni a quei colleghi. L'ho noto questa mattina, lo abbiamo notato anche il 3 aprile degli anni precedenti, sempre ferrovieri che magari non sono più in servizio, che erano colleghi, che erano qui presenti, che ricordano più di altri quegli attimi e quei momenti. Voglio ringraziare i cittadini comuni, quelli che alla notizia della celebrazione spontaneamente si portano in questo luogo per onorare le vittime di quella tragedia. Voglio ringraziarli perché è un atto molto bello, è un gesto molto bello questo, che credo meriti la chiosa e una evidenza particolare da parte del sindaco, da parte del primo cittadino, che ringrazia e si ritiene onorato e gratificato che nella propria comunità ci siano persone con tale sensibilità che a distanza di tanti anni, 3 aprile spontaneamente, vengono qua e si soffermano qualche attimo dinanzi a questo monumento. È una cosa molto bella e credo che vada evidenziata, come spesso siamo adusi ad evidenziare le cose negative. Adesso evidenziamo la generosità e il cuore grande di questi uomini che sono qua questa mattina, spontaneamente, senza essere stati chiamati da nessuno e senza essere tenuti, tra virgolette, a farlo. Lo fanno per un motivo di solidarietà e di generosità che denota in maniera molto positiva la loro persona. Allora mi fermo perché si rischia altrimenti di essere eccessivamente retorici, ma voglio fermarmi e interrompermi davvero ringraziando quelle persone, il loro senso del dovere, e rivolgendo ai loro figli, ai loro fratelli, ai parenti, ai congiunti, ai nipoti che sono qui presenti questa mattina, davvero l'abbraccio caloroso, forte, sincero, amichevole, fraterno della città di San Severo, che io in questo momento, indossando questa fascia, rappresento all'unisono, a prescindere dalle loro appartenenze sociali, economiche, politiche. La comunità intera in questo momento vi abbraccia forte, molto forte. Grazie al sindaco per il suo contributo. Ci piace ricordare, vedete accanto al sindaco c'è il consigliere attuale, consigliere comunale Michele Santarelli, che in quel 3 aprile 1989 era il sindaco della città di San Severo e naturalmente anche per le sue funzioni di primo cittadino intervenì subito Michele qui alla stazione ferroviaria. Un ricordo particolare di quel momento in cui sei arrivato qui? Mi associo alle parole dette poc'anzi dal sindaco, le faccio mie, perché tanto è veramente emozionante. È veramente emozionante il fatto che San Severo non ha mai dimenticato questo sacrificio di queste persone che sono morte, così come è stato detto, nel compiere il loro dovere. Quello che ha detto il sindaco è verità. Quel giorno accorsero in questa stazione tante persone di ogni strato sociale che si adoperò, anche forse non in maniera organizzata, ma bisogna dire che il loro spirito di solidarietà fu enorme. E questa è la San Severo che noi vogliamo sempre ricordare e che vogliamo che sia così, cioè San Severo solidale con i più deboli, con chi in quel momento soffre,
per questo che io ringrazio anche per quello che mi compete, diciamo, avendomi passato la parola, ringrazio tutti i presenti, è stato ricordato anche gli ex ferrovieri che effettivamente furono i primi che diedero una mano per cercare di trovare ancora qualche vita, diciamo qualche uomo in vita, che fu anche trovato. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Michele. Grazie a Michele Santarelli. Tra l'altro da tantissimi anni personalmente curo questo evento, questo momento, e non ho quest'altro io. Forse anche per la giornata festiva, oggi è domenica, per la prima volta a memoria mia siamo qui con il 3 aprile, ecco, c'è tantissima gente presente alla stazione ferroviaria di San Severo e quindi ringraziamo tutti. Non lo vedo più, mi piace anche ricordare la presenza dell'inviato della RAI Carlo De Lucis, che forse è già andato via, ci sarà un servizio oggi su Rai 3, nei notiziari di Rai 3 Puglia. Carlo De Lucis mi ha ricordato, lui è stato assunto in Rai il 1 gennaio 1989 e venne qui per la diretta il 3 di aprile, fu uno dei primi suoi momenti di giovane cronista della Rai di Bari, oggi Rai Puglia. Non so se c'è un familiare, un parente delle persone che non ci sono più che vuole dire qualcosa. Ricordo che gli altri anni c'era sempre qualcuno che voleva magari intervenire, forse no. Bene, allora ci possiamo fermare qui. Grazie a tutti per essere stati alla stazione ferroviaria, grazie a quanti ci hanno seguito da casa sulla diretta. Buona domenica a tutti dalla stazione ferroviaria di San Severo, nel ricordo e nel pensiero di queste persone, di questi amici che non ci sono più e che persero la vita il 3 aprile 1989. Buona giornata a tutti. Di altruismo davvero.